Ciao bella gente, benvenuti in questo nuovissimo video. Io sono Irene e oggi ci troviamo finalmente in un nuovo video. Mi scuso per il video di venerdì che è mancato, ma come avete potuto leggere ho avvisato sulla sezione community del canale. Quindi se ancora non leggete la community, ogni tanto dateci un occhio perché metto cose e avviso soprattutto quando non escono video, se escono più tardi, se escono in anticipo e tante altre cose carine del genere. Comunque oggi ragazzi, come avete letto dal titolo, studierete insieme a me. Quindi sì, ho deciso di fare uno study with me perché ho tantissime cose da fare per gli esami, la sessione sta per iniziare. Tra l'altro oggi che voi state vedendo questo video io avrò fatto la prova di economia e quindi probabilmente vi aggiornerò sulle mie prime impressioni di come è andata nella sezione community oppure su Instagram, quindi se non mi seguite ancora su Instagram seguitemi. Comunque niente, in poche parole oggi andremo a fare insieme francese, andremo a sottolineare insieme francese, ma quello ci penseremo più tardi perché prima ho da studiare economia e adesso sto seguendo diritto in video lezione. E tra l'altro oggi è venerdì, di solito non avrei corsi il venerdì, però diritto doveva recuperare una lezione e quindi ce l'ha messa oggi. Comunque sia, a parte queste cose qua, ho anche un corso di formazione a cui devo partecipare tra pochissimo, ovvero alle 11:15. E adesso sono le 11:10, quindi vado a fare anche questo corso di formazione e ci rivediamo dopo, magari quando ho anche finito di fare diritto, così vi faccio vedere anche un po' qual è la mia organizzazione per tutte le materie. Ok raga, ho appena finito di seguire il corso di formazione e la lezione di diritto che è appena finita, adesso stavo risistemando gli appunti e adesso vi faccio vedere un attimo come li ho organizzati. Ve lo faccio vedere così perché mi è più comodo, dato che ho problemi con il computer che non mi registra lo schermo. Comunque, come vedete, 1, 2 e 3 sono i tre saggi che dovremmo portare. E niente, io stavo sistemando gli appunti del saggio, come vedete, ho cercato di farli quanto più ordinati possibile, ma ovviamente ci sono sempre errori, cose che non hanno senso, eccetera, perché giustamente i professori prendono i treni. E questa è stata, diciamo, l'organizzazione principale per gli appunti durante le lezioni. Quindi seguo la lezione, nel frattempo cerco di prendere appunti, poi quello che mi perdo magari me lo faccio dire dai miei colleghi universitari che stanno seguendo il corso insieme a me. E dopo di questo, insomma, dopo aver fatto tutti i vari appunti e aver recuperato tutte le varie slide dei professori, bisogna sottolineare poi i libri, quindi andare a sottolineare effettivamente ciò che si dovrà studiare. Come mi organizzo poi per fare il riassunto tra le cose del libro e gli appunti? È semplicissimo. I concetti che spiega il professore molte volte non ci sono sul libro, quindi vado ad integrarli. Oppure nel caso in cui i concetti ci siano da entrambe le parti, quindi sia da quello che ha detto il professore sia da quello dal libro, di solito preferisco utilizzare quelli del professore perché o sono più semplici o comunque sono cose che richiede, quindi magari è meglio usare quelli. Comunque in tutto ciò si è fatta l'una, quindi vorrei anche andare a pranzo perché sto davvero morendo di fame, infatti mia mamma sta cucinando in questo momento. E niente, ho un attimo bisogno di bere che mi si è seccata la gola a furia di parlare. Dopo pranzo mi aspetto a studiare economia per almeno un'altra oretta, credo, perché appunto martedì, ovvero stamattina, ho avuto la prova di intercorso per voi, per me sarà nel futuro, quindi mi devo preparare. E dopo aver studiato economia, devo entrare alle 15 a francese. Sì, vi avevo detto che avrei sottolineato il libro, però mi ero dimenticata che c'era la lezione appunto di francese, quindi devo prima seguire la lezione di francese e poi mettermi a sottolineare il libro, che tra l'altro non è una cosa indispensabile da fare in questo momento, perché io francese inizierò a studiarlo dopo aver finito economia, quindi potrebbe benissimo iniziare dopo. Quindi niente ragazzi, io e la mia dispensa barra riassunto barra quello che è di economia vi salutiamo, vado a mangiare, poi metto qua, metto a fare cose e ci rivediamo direttamente dopo quando entro con francese. Ok raga, ho mangiato, diciamo che più o meno ho studiato economia, adesso sono le 2:30, sto aspettando alle 3 per iniziare francese e nel frattempo mi guardo un paio di video su YouTube e niente raga, io veramente non ce la faccio più, non vedo l'ora che arrivi martedì perché mi devo togliere questo esame davanti sperando che vada tutto bene perché non è detto che vada alla perfezione. E poi perfezione, ora non esageriamo, cioè mi basta anche 18, basta passarlo perché non ce la faccio più. Tra l'altro oggi è anche il Black Friday, ma al momento ancora non ho comprato nulla. Se dovessi comprare qualcosa ve lo faccio sapere sempre all'interno di questo video, tanto stasera termina, quindi comunque ve lo posso far sapere. E boh,
In realtà non ho trovato nulla di troppo interessante. Fatemi sapere voi se avete acquistato o meno qualcosa. Tra l'altro ho dovuto spostare i libri dell'università che avevo di là e li ho messi qua perché sono arrivati anche i libri di mio fratello e mia sorella e non ci andavano tutti. Vabbè, questo lasciamolo stare, gli darei fuoco, ma non posso perché altrimenti mia sorella mi ammazza. Questo è di tedesco ed è delle superiori, questo è arte, sempre delle superiori, questo è diritto, credo, sì. Diritto dell'economia, diritto dell'economia o è diritto economia, non lo so, una di tutte e due le cose. Comunque, del primo anno di superiori che non sono mai riuscito a vendere, in realtà è nuovo perché non l'ho manco mai usato, a saperlo, non l'avrei comprato. E questo è sempre tedesco, mentre questi sono tutti i quaderni che ho usato per gli appunti dell'università, eccetera. E questi sono i vari libri: questo è matematica, questo è economia, questo è diritto e questo è francese. Francese è quello più piccolino ed è quello che mi piace pure di più. Matematica non l'ho manco aperto, economia gli ho dato una veloce occhiata e poi l'ho richiuso, diritto invece l'ho sottolineato e probabilmente continuerò a farlo una volta che avrò finito di fare economia francese per preparare poi l'esame. Questo è il mio carissimo astuccio tema Londra, come sempre ovviamente. Perché, per chi non lo sapesse, Londra mi piace un sacco. E questo è il mio caricabatterie del telefono perché l'avevo in carica. Quindi niente ragazzi, io direi che torno al mio video di YouTube, poi faccio francese e ci rivediamo dopo per vedere un po' che cosa possiamo fare insieme, se mi conviene sottolineare appunto francese oppure se ho altro da fare, perché non è detto che francese non ci dia nient'altro da fare, perché potrebbe essere che ci aggiunge qualche altra cosa da studiare. Oppure magari può essere pure che dopo esco, non lo so, anche se siamo zona rossa, quindi se esco vado a fare semplicemente la spesa, però almeno prendiamo un po' d'aria. Niente, raga, sto a fa francese, quindi. Spero finisca il più presto possibile perché devo staccare la spina, basta, non ce la faccio più. Pausa caffè che ci vuole. Bene, nuovo aggiornamento dopo la pausa caffè che avete visto prima, ho finalmente finito francese e adesso sto iniziando ad editare la parte di video che avete visto prima. Tra l'altro su Instagram metto sempre il countdown di quando uscirà un nuovo video e soprattutto metto anche la timeline finita, quindi se non volete perdervi cose, di nuovo vi invito a seguirmi su Instagram. Ok, direi che si può andare a fare la spesa. Prima parte di spesa fatta. Adesso pausa, merenda un po' tardi. Raga, ultima tappa e poi si torna a casa. Abbiamo giusto un po' di buste e ne arriveranno altre. Comunque, se lo trovo, volevo comprare un microfono lavalier per i vlog in modo che sentiate meglio la mia voce e non tutti i rumori in sottofondo. Però al momento ancora non ne ho trovato uno in offerta. Oh, ed eccomi qua, sono tornata a casa ragazzi, sono esattamente le 7 precise. Adesso vado a fare una bellissima doccia e penso anche uno shampoo perché i miei capelli qua, boh, fanno quello che vogliono. Poi penso che continuerò ad editare questo video, onde evitare di non farvelo uscire nemmeno per martedì, anche perché domani e dopodomani non so se effettivamente avrò tempo per editare, dato che mi devo preparare sempre per economia, eccetera. E quindi niente, io spero che questa giornata nella mia vita, nella vita di uno studente universitario, alle prese con i primi esami, vi sia piaciuto. Se così è stato, mi lasciate un bel pollice in su, commentare, iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto. E niente, ragazzi, non vedo davvero l'ora di potervi portare nuovi contenuti all'aperto e soprattutto nuovi contenuti ma fatti bene. E niente, ci rivediamo venerdì con un prossimo video, sempre qua sul canale. Bella!